Perché altrimenti a volte qual è il rischio di fare il lavoro da soli? Altro che maestro di te stesso. Qual è il grosso rischio di fare questo lavoro da soli? È che se entrate in un inghippo intellettuale, rischiate di starci per anni. Se entrate in una malcomprensione intellettuale, può darsi di no, ma se per caso entrate in una malcomprensione intellettuale, ci state lì per anni. La malcomprensione di come funziona il mondo. Vi ho fatto anche degli esempi stamattina, no? L'ingenuità. L'ingenuità è uno dei più grossi talenti. È un talento l'ingenuità. Bisogna mantenere il proprio cuore aperto all'ingenuità, essere ingenui tutta la vita. Invece, ah, sei ingenuo, ti fregano tutti, sei ingenuo, devi cambiare, sei ingenuo, devi cambiare. Questa cacca cambia, poi c'è una vita di merda. Dice, poi dice, ma chissà da dove arriva. Hai capito? Poi un giorno qualcuno ti guarda negli occhi con affetto e ti dice, ma scusami, hai il talento dell'ingenuità perché lo vuoi distruggere? Perché poi mi fregano. Ma non si può fregare la tua anima, non si può fregare le anime, si può solo fregare la personalità. Cosa fa uno che si approfitta della tua ingenuità? Ti vende un'enciclopedia? Guardate che essere ingenui non significa non sapere dire di no, eh. Essere ingenui significa guardare il mondo con meraviglia. Questa è un'ingenuità. Ed è la caratteristica fondamentale per entrare nella logica spirituale. Bisogna guardare il mondo con meraviglia, cioè con occhi innamorati. Guarda tutti con occhi innamorati. Se qualcuno ti dice che ti fregheranno, tu rispondi no, nessuno può rubare qualche cosa che mi appartiene. Chi lo dice questo? Quel famoso criptico del cavolo. Addirittura dice una cosa che è fuori di testa. Dice, non vi preoccupate di quello che vi faranno, perché tutto al più possono uccidervi. Questa è molto criptica, uno si deve mettere lì e dire cosa vorrà dire, no? Dice, vi vedete voi che vi vedete, mi mettete, dicete questa cosa, poi vi sedete, fate così, cosa vorrà dire? Vorrà dire quello che c'è scritto, oramai avete capito, eh? Vuole dire quello che c'è scritto, eh? Capito? Esattamente questo, non aver paura, che più di ucciderti non possono fare. E quando ti uccidono cosa scopri? Che neanche quello ti potevano fare, no? Come bello, no? Allora si entra nel mondo della logica spirituale, nel mondo della ricchezza, la ricchezza. Allora Gandhi ha qualcuno che gli spara addosso e lui riesce in tempo reale. Cosa fa in tempo reale quando Gandhi gli sparano addosso? Cosa fa in tempo reale? Vi ci vedete voi in tempo reale? Vi spiego? Anch'io, eh? Io scapperei, intendiamoci, però so la strada, non so se mi spiego. Non è che sono, non mi sto paragonando a nessuno, però conosco la strada. Quindi, se sono in pieno nella logica spirituale, se lascio scorrere l'esistenza attraverso di me, in quel momento so che non morirò mai e non c'è nessuna pistola che mi può far cambiare idea. Sono immortale, non credo di essere immortale, sono immortale quando lascio scorrere la vita attraverso di me, perché uno dei contenuti di questa vita che passa attraverso di me è proprio questo, guarda, fidati dell'esistenza perché l'esistenza si sostiene. Se voi lasciate scorrere questa cosa non è più un presupposto filosofico, vi spiego? È una cosa che voi potete toccare, esattamente come il vostro sedere incollato alla seggiola, siete lì. Se volete mettere la vostra attenzione sul sedere, lo mettete. Il vostro sedere è incollato da qualche parte? È su un cuscino, su una seggiola? Ci sono problemi? Nessun problema. Qualche problema? Nessun problema. Nessun problema. Entrare nel mondo spirituale significa constatare con i propri occhi, con i propri sensi, il profumo della realtà. Nessuno ti deve più convincere che non morirai. E quando tu sarai, cosa succederà, Diana, quando tu sarai sicura che non morirai più? Ma questa è un po' più complicata. Ti ripeto la domanda. Ti ripeto la domanda. Te la faccio perché ho massima fiducia nelle tue possibilità. Cosa succederai quando tu sarai entrata in questa logica spirituale e lascerai scorrere la vita attraverso di te? Certo. Quando sentirai che sei immortale, quando saprai che sei immortale, cosa succederà?
Non avrai più paura? Sì, ma cosa succederà? Ditelo pure, eh? Questa è una domanda che vi faccio esplicita. Cosa ha detto? Poi facciamo una piccola parentesi. Ma cosa succederà? No. Sei in connessione col padre, con tutto, cioè tu esprimi bellezza, vedi bellezza, sei tutto. Quindi? Cosa succederà? È una trappola, è una trappolina la mia, naturalmente. Perché mi piace tenervi sulla graticola, avete capito perché? Perché almeno funzionate a livelli più alti, adesso state funzionando a livelli più alti del vostro mentale superiore. E questi livelli più alti del vostro mentale superiore sono in diretto contatto con il mondo da sovramentale, cioè col mondo reale. Quindi, facendovi fare questo sforzo, voi siete in contatto con il mondo reale. Capito perché vi tengo sulla graticola? Ripeto la domanda, eh. Quando saprai che sei immortale, cosa succederà? Eh? Non ti metterò a scherzare. No? È giusto quello che dite, eh? Non è che sia sbagliato. Quando ve lo dico poi dite ah. Perché tu sei qui. Non morirai, riusciremo a rimanere nella. Sta minchia, mi piace come risposta. Forse non succede niente di particolare. No, non succede qualcosa. Sì, vabbè, scoprire di essere immortali Cosa è una succede? bella cosa. Guardate che è facile, eh? E ve l'ho appena detto, eh. 2 minuti prima di fare la domanda vi ho detto questa cosa. No, Non avrai paura di morire, non si ma parla di quella è cosa. giusto quello che dite, ci intendiamo, quello che dite è sacrosanto, però non è quello che voglio sapere. E voi dite, ma io non so che minchia vuoi sapere tu, giusto? È chiaro il concetto, no? Chiaramente sto scherzando, perché vi voglio, perché ve l'ho detto 1 minuto prima che ho fatto la domanda a lei. Ci sentiamo divini, portiamo un sacco. Questa si chiama memoria impressa. Vediamo la bellezza del mondo. No! Dai, Dai, vi do la risposta quando suona la campana. Dai, vi do la risposta, ok? Sì? Dai, vi do la risposta. Quando avrete la consapevolezza che non morirete più, ci sarà qualcuno che, bravissima, chi l'ha detto tu? Ti adoro, sei fidanzata, c'è un marito. Ma perché mi va sempre male quando trovo una donna illuminata, mi va sempre male? Qualcuno che ti sparerà. Capito cosa volevo sapere? È così che funziona l'esistenza terrena. Guardate un po'. Questa è una pistola, va bene? Sei sicura di essere immortale? Avete capito come funziona l'esistenza? Capito? Sei sicura che sei immortale? Dico, il padre, il coso, sta mica di sta mica. Sei sicura di essere immortale? La mia anima sì. Ma avete capito quello che voglio dire? Avete capito? La vita è fatta così. Quando voi scoprite la vostra immortalità, in quel momento la vita vi viene a chiedere se avete capito davvero. Hai capito davvero? Perché se hai capito davvero, hai tutto il tempo nel quale la pallottola arriva verso di te a perdonare quello che ti spara addosso. Però capite perché vi ho fatto questo esempio? È importante da capire, perché noi, se uno ci spara addosso, io non so se avrò il tempo di perdonare, giusto? Giustamente tu hai fatto così, giustamente, col sorriso però. Se
Sì, perché questo dovete imparare così ridendo, è così che si impara, col sorriso, sorridendo, è così che si impara. E dicendo no, io non sono in grado di fare questa cosa, anch'io non sono in grado di fare questa cosa. Però niente ci impedisce di capire come funzionano gli esseri di luce, o no? Non è bello sapere questa cosa. A me commuove ancora, però non posso ricominciare 3 volte a piangere per farmi un favore. Gandhi, ci siamo, possiamo riprendere la cosa? Gli sparano addosso e si dice che lui abbia perdonato quello che gli sparava addosso. Va bene? Lo capite come si fa ad arrivare lì? L'avete capito adesso? Ma se voi uscite di casa e avete le palle girate per l'ascensore, capite bene che c'è un abisso. Ti rendi conto? Un abisso, ma l'abisso, un abisso insormontabile tra ciò che noi potremmo essere e ciò che invece noi siamo. Perché se non riesco a perdonare quello che si dimentica alla porta dell'ascensore, figurarsi se riesco a perdonare quello che mi sta sparando addosso. Per quello che ho insistito a farvi cercare la risposta, perché voglio che voi riflettiate su queste cose, degli abissi che ci dividono tra noi che facciamo una vita e cerchiamo di arrangiarci, non è che siamo mica colpevoli di niente, cerchiamo di arrangiarci, però c'è un abisso tra noi e quella che è la vita spirituale, l'intelligenza applicata al mondo spirituale. Allora, vi piacerebbe percepire la vostra immortalità? Sì, chiaramente, no? Perché se noi percepiamo la nostra immortalità, la gran parte dei nostri problemi esistenziali scompare, evidentemente. È inutile che ve lo spiego. Quando non c'è più la paura di morire, la maggior parte dei problemi se ne vanno, no? Perché è la paura più profonda che noi abbiamo. Allora, adesso avete capito, volete entrare in questo mondo? Bisogna incominciare con le piccole cose. Le piccole cose sono quelle di perdonare per le cose che ci sembrano insignificanti, capito? Se non perdoni per le cose piccole, se presti un libro e ti lamenti perché non te l'hanno dato indietro, difficilmente arriverai ad avere una concezione stabile del tuo cuore e del mondo spirituale. Punto e basta. È molto semplice. Quindi alla fine vi dovete lamentare solo con voi stessi. È chiaro il principio, no? Incomincia nelle cose leggere, altrimenti non arriverai mai ad affrontare le difficoltà più importanti. E dato che noi non affrontiamo quelle leggere, quando entriamo nelle difficoltà importanti siamo persi perché non ci siamo educati ad affrontare quella logica spirituale, di vedere la bellezza in ogni cosa, anche in una pallottola, vedere la bellezza in una pallottola che sta arrivando verso di te. Ogni tanto è giusto parlare dei livelli più alti, secondo me, perché ci danno le idee chiare che c'è un cammino da fare. Vedete cosa voglio dire? Sapendo però che, attenzione, non sperare che hai compreso questa cosa e sei a posto. No, arriva qualcuno che ti punta una pistola addosso e in quel momento ti illumini. Capito? Lì dove il 99% delle persone va nella cacca fino qua, in quel momento lo guardi, lo perdoni e non hai più bisogno di ritornare su questo pianeta. In quel momento sei completamente libero. È una cosa commovente, è una cosa bellissima. Non hai più bisogno di tornare, capito? Eh? A me viene in mente la scena di Gesù sulla croce, anche lui perdona. Padre perdona loro perché non sanno cosa fanno. Esattamente. Esattamente la stessa cosa. Lui cosa ha dimostrato quindi? Ha dimostrato che, cosa diceva lui? Il Critico. critico. Diceva, pensa, ma pensa che bello, ma pensa che bello. Diceva, guardate che io ho vinto il mondo e ce la potete fare anche voi. Il mondo, vi ricordate cos'è per lui? Eh? Il mondo della demenza. Non è bello questa frase? Pensa, noi dobbiamo pensare a queste frasi come se fossero rivolte a noi, all'interno del nostro cuore, non un libretto del cavolo da qualche parte, che potete leggere così, ah sì, se voglio lo leggo, se voglio, se mi va, se non mi va. Quale non ti va? Cosa non ti va? È un qualche parla direttamente a te, parla direttamente a te, non a qualcun altro. Mi spiego? Se no è tutto filosofico, è tutto così, ah che bello quello che dici, che bello, no? Parla direttamente a te, guardati dentro, parla direttamente a te.
ti dice con grande affetto, con grande tenerezza, non è bello guardarsi negli occhi così e dire guarda che ce la puoi fare? Non è bello quando siamo in momenti di difficoltà, quante volte siamo in momenti di difficoltà, no? Sapere che qualcuno ci dice guarda che io l'ho vinto il mondo, guarda che se vuoi lo puoi fare anche tu. E tu chiedi col sorriso, così, con questo bello sguardo aperto, dici cosa posso fare? Perché è normale che noi viviamo nella nullità più assoluta che chiediamo questo, no? Però vedete che bisogna chiederlo con un certo atteggiamento interiore? Non è così? Non è che gli si dice, ah sì, Gesù, sì, fai bello a parlare tu, sei illuminato, sei figlio di Dio, io invece non sono neanche il cugino di secondo grado, ma si può fare un discorso così? Cosa pretendiamo? Quale risposta pretendiamo se facciamo una domanda di questo tipo? È dalla qualità delle vostre domande che dipende poi la qualità delle risposte che ottenete, no? Hai capito? Vedete il mentale inferiore? Ah, adesso c'ho una domanda, io la faccio, c'ho una domanda, ma rilassati, calmati, guardati dentro, no? E poni la domanda in un certo modo, no? Sentila profondamente, anche con una lacrima, dire ma cosa posso fare? La mia vita è un disastro, cosa posso fare? No? Allora percepisci questa sua tenerezza. Cavolo, tenerezza, tenerezza, affetto. C'è una parola che è la mia preferita, però anche quella è una parola, vaffan. Misericordia si chiama, misericordia, una roba, la misericordia. Piacerebbe parlare tutto il giorno perché è una meraviglia. Cioè, sentirsi guardati, osservati senza che, con la consapevolezza che in quello sguardo non c'è il minimo giudizio. È meravigliosa la misericordia. Uno ti guarda, tu pensi di aver fatto chissà che cosa nella tua vita, di aver fatto dei gran casini, poi a un certo punto invece ti senti questo sguardo addosso in cui c'è la comprensione profonda di che sei un essere di luce, che sei anima, cioè sei guardato per quello che sei realmente. Ma è magnifico questo, questa misericordia che poi, non so se mi spiego, quando andremo di là troveremo la misericordia. Vedete in che cavolo di mondo viviamo noi? Quando andrai di là troverai misericordia, noi non, che me frega di trovare misericordia, basta che trovo 71 vergini, 81 vergini di là, o che trovo una birreria aperta. No? Cavolo la misericordia, ma che meraviglia sta misericordia. Finalmente qualcuno che ti guarda senza alcun tipo di giudizio. Ma perché non esiste nel suo sguardo? In quello sguardo non c'è alcun tipo di giudizio, c'è l'accettazione totale di tutta la tua vita, di tutte le difficoltà, di tutti i tuoi talenti. Ma che meraviglia! Quando uno ti guarda così, che ti sciogli e il tuo cuore si scioglie, in quel momento ti illumini, capisci il senso della vita, no? Allora, che rende criptica questo tipo di rapporto? È solamente la libidine di far funzionare uno strumento che è morto. Come se parlassi con Gesù al telefono, ma che senso ha? Capite come funziona la logica spirituale? È un mondo vivo, reale, vivo, vivo. E questa misericordia con cui voi vorreste essere guardati, non è così che vorreste essere guardati, così come dei bambini che hanno fatto i birichini ma che non hanno mai fatto niente di male, no? Non è così. Con lo sguardo di qualcuno che riesce a vedere le vostre qualità interiori, che riesce a vedere i vostri talenti, che sa le vostre difficoltà, che vi accompagna in questo, non è bello? E se è bello sentirsi osservati così, quanto è bello guardare gli altri così, no? Allora oggi abbiamo parlato dell'anima. Avete capito? Cominciate a capire un po' cos'è quest'anima. È un mondo veramente, è un altro mondo, ragazzi, altro che le nuvolette, ricordate? Avete capito perché quelli là gli ho detto sì, vabbè, voi siete avanzati, ma lasciate perdere perché? Perché non c'era nessun sentimento, non c'era niente, c'era solo una descrizione vaga su delle idee che uno si fa, per carità, quando uno non sa da che parte sbattere, dice sì, vabbè, siamo delle nuvolette, ma avete capito che c'è un abisso che non c'entra niente con le nuvolette, mi spiego, che è un mondo d'amore in cui l'amore è visibile, l'amore è reale, l'amore costruisce le piante che avete intorno. Le mele che assaggiate, il sorriso degli altri, esiste solo l'amore in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua ricchezza. Questo è il mondo dell'anima, altro che le nuvolette. Che ci soffermiamo sempre in base ai criteri della mente inferiore, su questi criteri, e dice, ah beh, allora speriamo di andare in paradiso, che non ci sia il mio ex marito perché mi sta sui coglioni. Non so se mi spiego, non so se mi spiego. Lui dice, che cos'è il paradiso secondo te? È un posto bellissimo, si sta bene, speriamo non venga mio ex marito. Ma si può, ma si può.
Ma si può, non è un mondo di pidocchi, non so se mi spiego, è un mondo, ma dai, speriamo, mi piacerebbe andare in paradiso, però spero che non ci siano le zeppeline a suonare, perché suonano un po' ad alto volume. Ma che cos'è sta cosa? Ma che cos'è? Spero che ci sia della musica, a me piace molto la musica araba, speriamo che ci sia questa musica per l'eternità. Poi c'è lì tuo fidanzato ti dice vorrei venire con te in paradiso, guarda che io ascolto solo musica araba antica. Che due coglioni. Queste idee, vedete, ogni idea che noi ci facciamo di questi mondi spirituali sono tutti legati alla demenza, alla nostra demenza quotidiana. Allora se voi dite vado a vedere un film, speriamo che sia d'azione, speriamo che ci sia Brad Pitt, che ne so. Possiamo dirlo, però non siamo in un momento di ricerca spirituale, siamo in un momento di ricerca del film migliore per passare 2 ore senza romperci le palle, giusto? Avete capito oggi che però se utilizzo questo sistema, invece che per cercarmi un film, per cercare una risoluzione a livello della vita spirituale, non funziona. Oggi penso di averlo spiegato bene, bene, l'avete capito bene, bene, bene. E da questo punto poi andiamo avanti dopo la pausa, adesso facciamo una pausa e poi partiamo da questo punto. Bene? Mantenete. Vabbè, inutile. Hai detto che si fa pausa, no? Sì, proprio così.